Voci dalla Farnesina, in collaborazione con l'agenzia ANSA. Economia verde, transizione energetica, e-commerce, consumi in beni di alta qualità per oltre 400 milioni di individui appartenenti alla nuova classe media. Questi, in sintesi, i principali aspetti che caratterizzano la Cina quale terra di opportunità per le imprese italiane nel prossimo decennio. Nonostante i blocchi alla produzione, nel primo semestre del 2020 il PIL della Cina è cresciuto del 2,3%. È l'unica grande economia al mondo ad aver chiuso l'anno in crescita e ciò ha determinato anche una domanda costante per le nostre importazioni, che con circa 13 miliardi di euro sono rimaste stabili rispetto al 2019. A guidare la ripresa alcuni dei più importanti settori, macchinari, automotive e la moda, soprattutto abbigliamento e calzature. Con la firma dell'accordo generale sugli investimenti tra Unione Europea e Cina il 30 dicembre scorso, si dischiuderanno nuove opportunità di investimento per le imprese italiane, grazie alla prossima rimozione di quei lacci e lacciuoli che hanno troppo spesso ostacolato le imprese straniere rispetto a quelle cinesi. La presenza fisica nella Cina continentale costituisce un importante valore aggiunto in termini di conoscenza del territorio, vicinanza all'utenza e migliore dimestichezza con il mercato interno. Lo sanno le oltre 1.400 imprese italiane qui già presenti, che non solo contribuiscono alle catene di produzione globali, ma favoriscono il rientro di capitali in Italia. Non è un caso che nel 2020 i bilanci positivi delle filiali in Cina hanno largamente bilanciato le perdite delle case madri. Per chi dovesse tornare in Cina a distanza di 15 anni, avrebbe difficoltà a riconoscere un paese in continuo cambiamento. Tecnologie e svolta ecologista guidano le scelte di politica economica del Dragone. Ne derivano opportunità per le imprese italiane, in particolare quelle impiegate nei settori dell'economia circolare e delle rinnovabili. In un paese quasi completamente cash free, il retail online è diventato un volano dell'economia nazionale. Durante la pandemia, i consumi tramite portali di e-commerce come Taobao, JD.com, Alibaba sono cresciuti esponenzialmente. In un evento di promozione online coorganizzato con la Camera di Commercio Italiana in Cina, nell'ambito delle celebrazioni dei 50 anni delle relazioni diplomatiche italo-cinesi, in meno di 2 ore sono stati venduti bene per circa 5 milioni di euro. In quest'ottica sarà fondamentale migliorare la logistica di distribuzione per soddisfare i consumi crescenti della popolazione cinese e per sfruttare questa preziosa opportunità. Il sistema Italia in Cina si è già adoperato per creare una struttura di sostegno alle imprese italiane, istituendo padiglioni virtuali per favorire la promozione dei nostri prodotti. L'Ufficio Economico e Commerciale della Banciata, l'Agenzia ICE, la SACE, i 4 consolati generali italiani in Cina, a Shanghai, Hong Kong, Guangzhou e Chongqing, sono tutti a disposizione delle imprese italiane che desiderano investire in questo enorme paese o ricevere sostegno per cooperazioni commerciali con imprese cinesi in paesi terzi.